visto l'allenamento, ho visto la parte del Milfield, sembravano che non esiste proprio il Martina, che sulla carta, detto da persone che capiscono di calcio, non merita il Martina di stare a 5 punti dalla classifica. Ho detto, mo capiamo perché esistono i problemi. Mi hanno detto che nello spogliatoio si parlava i soldi. Vabbè, ho detto dopo Caserta, ho detto, beh, vengo io a parlare, però mi c'è io un problema. Ho detto il primo con cui devo parlare è il mister, incocciato. 2 anni, un biennale, con il secondo anno 40.000 euro per il prossimo anno, che non sono solamente i 40.000 euro, è tutto ciò che è aggiunto a questa storia, ai 40.000 euro. Questo costa dagli 80 ai 90.000 euro, questo, l'anno prossimo, quest'anno non mi ricordo quanti ne ha. A questo punto ho detto, fatemi parlare pure mister, perché se per me, e me lo dicono tutti, me l'hanno detto tutti, caro mister Incocciati, se dopo me la guardi queste parole che ti sto dicendo, tu puoi fare l'opinionista solamente, puoi fare il pupazzo a me, perché mi hanno detto che fai, vai a Italia 1, ma tu di calcio puoi avere il patentino, come mi ha risposto, di prima categoria. Secondo me tu sei da quarta categoria, te lo sto dicendo, e non te l'ho detto l'altro giorno, perché siccome mi stavo riscaldando alle risposte che mi avevi dato, te lo sto dicendo se guardi questa conferenza stampa. Per me di patenti io ne ho 30.000 di patenti, ho la DR, tengo con due camion, tengo con la macchina, due motorini, ma le tue patenti Incocciati, cioè, ci sono delle donne, non ti dico che cosa te ne devi fare, perché tu di calcio non capisci un cazzo. Questo te l'ha detto e te lo sto dicendo Vincenzo Olivieri, che è quella persona che io non avevo nessuna intenzione di mandarti via, però date le risposte che mi hai dato, che hai detto, ti ho detto io, e quando vuoi mi puoi richiamare se hai bisogno di chiarirti con me, perché io non ho nessun problema, perché ti avevo chiamato per dire, mister, ma che problemi ci sono qua? Tu mi hai parlato che avanzavi dei soldi, tu dal Martina Calcio, dalla S Martina, non avanzi un cazzo, hai un contratto firmato che il Martina Franca te lo onorerà fino a quando lo onorerà, dopo hai il fondo di garanzia, mi hai fatto imparare, ti ringrazio solo che mi hai fatto imparare, mi hai fatto capire cos'è il fondo di garanzia. Io che sapevo solamente la concreca della società operaia Martini di mutuo soccorso di garanzia, pensi che si chiama. Tu è giusto, gli hanno fatto un contratto, gli hanno fatto una truffa al Martina Calcio di Incocciati di un biennale, perché è arrivato con gente che mi hanno detto, che non mi permetto di esprimermi su queste persone, che li hanno fatti quelli di Roma, e il presidente Lippolis firma. Io al presidente Lippolis ho detto che le coppe le hai tu, e non ho nessun problema a chiamarlo e ve lo faccio sentire, perché ho detto, mi vuoi far capire come Cristoforo Colombo hai fatto a far Marcus contratti biennali, perché i contratti biennali si pagano, anche se fallisci la società sparisce. Questo mi ha fatto imparare che hai il fondo di garanzia. Allora, una persona che io inizio a parlare per chiedergli i problemi del discorso, dice, ma qua il problema è che io avanzo dei soldi,
Io ho detto, vedi che già ti stai ponendo male. Io ti sto chiedendo come vedi la situazione del Martino, del Martino. Com'è che tu vai in queste condizioni a 5 punti? Ma il risultato verrà. Sempre con calma, perché io volevo arrivare a una definizione, non lo volevo mandare via, perché Lippolis mi ha detto, fai tu, mi risponde a me e mi dice, ci abbiamo due partite in casa, e questo e questo e questo e questo è il modulo, chiacchiere, storie, vute, giorni. C'aveva un altro amico mio, ha iniziato a fare una domanda, ha detto, scusami, ma con questo modulo non è che ti sei fissato con questo modulo? Perché voglio dirti, tu pareggi la partita a Catania, una persona che sta su 2-2 non devi fare altro che metterti con la difesa a 3 e rinforzare il centrocampo. Perché cosa vuoi fare tu in quelle condizioni? Vincere la partita a Catania? Stai giocando a Catania. E quindi per me hai sbagliato già la partita, che hai perso un punto a Catania. Questo è l'altro punto. Sempre con calma, che è strano, che non mi riconosco, non mi sono riconosciuto in quel momento calmo. Ho detto a un mister, mister, sono d'accordo con te che abbiamo due partite in casa. Mi dici, dopo le due partite in casa, se stiamo di nuovo in questa condizione, che cosa dobbiamo fare dopo le partite in casa? E che ce devo fare? E che le aspetti che io mi esoneri? Ha detto, non avete capito niente. Ciò è il fondo di garanzia. Madonna, se non mi prende Lippolis ora vi dirò, non lo so, prenderà dei soldi ingocciati, però sicuramente Ingocciati deve pagare la casa che ha fatto e i danni, mister, ci sono dei danni che hai procurato alla casa del Cristiano. Quindi se hai bisogno di qualche persona buona che va a sistemarti la questione, chiamami senza problemi. A quel punto è andato via, Lippolis gli ha detto vai ad allenare, e a quel punto voi ditemi che cosa facevate voi. Avevate lì ancora Ingocciati? Io ho detto, caro Lippolis Massimiliano, ho detto, vedi tu che vuoi fare. Io ho detto, io a che sasquete mettevo Fuc, che vuoi dire? E ho detto, senti, pagarlo per pagarlo. E ho detto, a questo punto vero, c'è io che vuoi fare, mo le sonerò. Io ritengo che ha fatto una cosa buona, perché il problema dello spogliatoio lo creava Ingocciati, perché quando in una partita tu stai preparando una partita a Caserta, che dobbiamo parlare di cose tecniche, tu arrivi alla squadra e gli dici, beh ragazzi tutto a posto, perché i soldi tutto a posto, perché ci ho fatto un maccarone dell'opinionista a Italia 1, eh? Ingocciati, domani se vuoi fammi chiamare Italia 1, che vengo io in diretta quando stai senza problemi, che ti faccio vedere come funziona l'opinionista, eh? Con i capelli tutti aggiustati, cambiati quella camicia che hai, che porti sempre la stessa camicia, cambiati la giacca e vai forse di nuovo a rifarti il patentino, perché il patentino, la patente si rinnova ogni 5 anni, la mia patente si rinnova. Sa ragazzi, ti devi andare a rinnovare a rete, non puoi. Questo è il discorso dell'allenatore. Ritornando alla storia del Martino, vi posso dire che Olivier, ma questa Martina si salva sul campo e economicamente?
Bravo, arriviamo a qui. Bravo, bella domanda. E Martina, stavo parlando, siccome in questi giorni si parla, mi dispiace, però abbiamo fatto già Cristina. Ma io l'ho fatta anche bene, perché la prossima grazie. Da qualche giorno ormai c'è un susseguirsi di conferenze stampa di persone che dicono. A me le conferenze stampa degli altri non mi interessano. Perfetto. Non le ho nemmeno viste. Allora, ieri c'è quella cervellera di Lucatiglia che non sappiamo. Mi ha chiamato ieri mattina un certo avvocato. Ora ti dico come gli ho risposto e cosa mi ha detto. E domani sarà quella di Petrosino. Senti, il fatto io è la prima conferenza stampa che faccio. Ma benissimo, la domanda non è ricchissima. Ormai il giocatore lo potrebbe mettere dopo. Questa è la prima conferenza. La domanda, lei ha detto che Cervellieri ha firmato un contratto di miliardi di euro. Ci sono altre situazioni da ieri sera ho lasciato Don Martino. Don Martino ha subito il villaggio. Don Martino il parroco, sì, dove si imprende a convento d'Agostino. E ho fatto una situazione di che ad avere quanto ad avere per il pernottamento e per il mangiare a 15-11 10.500 euro. Firmato con un contratto firmato da? Ho detto chi è venuto qua, i contratti valgono poco. Senti, la firma uno la può anche disconoscere, dopo devi fare una perizia calligrafica per accertare se la firma è vera o è falsa. Se faccio la firma mia, io a secondo come sono di umore, c'è sto cacciotetto, sono normale, ho un tipo di firma. Quando vado dal notaio, firmo anche con Giuseppe, perché mi chiama Vincenzo Olivieri, Vincenzo Giuseppe. Quindi a chi ha firmato per me non vale niente, vale perché ho chiesto a Don Martino come inizia il rapporto con la S. Martina. È venuto Cervellera che ha iniziato, abbiamo iniziato a mangiare qua, dopo non così, colà, dopo hanno rovesciato 30 persone a mangiare. E che ti hanno pagato? Hanno pagato, perché non è che non hanno pagato. Però ad oggi mi sti in un conto di 15-11 per il mangiare e per il dormire. Don Martino è una persona eccezionale, un ragazzo in gamba. Va tardi, ce le messe, va Martino, fa avanti e indietro. Ha preso a cuore questi ragazzi. Ieri sera io ho detto, Don Martino, dobbiamo mandare via i ragazzi, infatti se voi li mandi via, ho detto io, secondo me, non è che arrivo Olivieri, che sto venendo qua, che io ti pago i 10.500 euro. Io vengo qua Olivieri perché io voglio salvare il Martino sul campo, e quindi oggi ho chiuso l'accordo con l'allenatore, l'ho detto a Don Martino, ho chiuso un accordo con l'allenatore su un pezzettino di carta, questo per utilità ce l'ho in tasca. Con Moriero? Sì, con Moriero. Ora dico perché ho scelto Moriero, arriverò a dire come mai la scelta di Moriero. A questo punto gli ho detto la come mai si può fare, come mai tu possa prendere i soldi a Don Martino. Va bene, la spesa domani, detto, io ho un'azienda che faccio distribuzione alimentare, ho detto tu la spesa, perché sai ci vogliono i soldi tutti i giorni, Vincenzo, per fare la spesa. Ho detto senti, ora ti mando la spesa, quando il Martina Calcio ti paga. Se Martina Calcio non ti paga, tu non pagare la spesa e prenderai questi soldi da questa storia. Ho detto queste parole a Don Martino. Va bene, ciao, buonanotte. Mi arriva un messaggio, stavo coricato, stavo già dormendo, il Don Martino, ce l'ho là il messaggio, che mi dice, datemi un telefonino per farvi vedere con chi state parlando.
mi dice Don Martino, caro Vincenzo, ti ringrazio per la disponibilità. Sono disposto a perdere tutto, ma preferisco uscirmene da questa situazione. E rispettiamo, posso rispettare una mano. Meglio lasciare ad altri. Comunque, ho apprezzato molto la tua proposta. Darò tempo a Lippolis di trovare altre soluzioni fino alla partita di domenica. Grazie ancora, buonanotte. Quindi state calmi, perché non è che il problema se Don Martino non li fa dormire i ragazzi, perché io ho promesso ai ragazzi oggi nella presentazione dell'allenatore alla squadra che se voi mi dimostrate, gli ho detto che io non sono nessuno all'interno della società, però ho preso un impegno con l'allenatore che devo pagare io, perché è una scommessa mia e dell'allenatore, che è Salvi Martino. E stasera l'allenatore dormirà in una casa mia nel centro storico. Quindi non sto caricando spese alla S. Martino. Quindi smentisci quello che dice la Cervelliero? Dice... Non sto, no, poi ora ti dico il programma, come mai, come si potrebbe salvare Martino se riusciamo a farlo. Perché dobbiamo cercare di... Abbiamo 28 giocatori, che stamattina ha detto un mister, come li ha visti, ha detto: Vincenzo, due squadre possiamo fare qua. Quindi siccome ci sono dei ragazzi che ora il mister deve lavorare, intanto vi posso dire che tutti i giocatori in questo momento del Martina Calcio sono a disposizione, se vogliono uno svincolo vengono da me, qualsiasi squadra li vuole, Serie D, Serie C, io proporrò ai giocatori, anche tutti i grandi luminari mondiali come nomi che stanno a Martina, perché non ci dimentichiamo che abbiamo persone che hanno giocato in Serie A, Serie B, Serie C. Gli ho detto che se vogliono andare via stasera non c'è nessun problema, l'importante è che loro sono contenti, perché oggi ho presentato la squadra ai ragazzi, gli ho detto come la penso, ho detto che di soldi vecchi che a me non interessano, a me, alla S. Martina, perché in questo momento, anche se non sono niente all'interno della società, devo salvare Martina sul campo. Dopo Martina può darsi che fallisce, ma io devo salvare Martina sul campo. Quindi a chi non è d'accordo con me per fare la guerra a prendere i punti, se ne può andare a casa senza problemi. E il mister ha carta bianca, perché su 28 giocatori c'è una lista di 24, il mister ha carta bianca di prendere anche i migliori giocatori e di mandarli fuori lista. Vi posso dire che a Martina arriveranno dei ragazzi, anche se ce ne sono 28, sto vedendo intanto che il mister prende la situazione in mano. Dopodiché arriveranno, se ci vogliono altri 10 giocatori, arriveranno altri 10 giocatori. Ragazzi che corrono, che non saranno a carico del Martina Calcio, perché già il Martina Calcio ne ce n'ha tanti già a carico. Quindi dobbiamo sfoltire quel problema che abbiamo affinché i ragazzi trovano squadra, affinché non si appesa, scendiamo dal budget
del 1,2 milioni più le spese, e riusciamo a portare una spesa, no? Perché questa spesa se li teniamo fino a fine campionato. Se invece questi riusciamo già a mandarli via subito a trovargli la squadra, perché noi dobbiamo rispettare i ragazzi che devono mangiare, a trovargli la squadra oppure a fargli le risoluzioni. Perché noi abbiamo, ad esempio, tre portieri, cioè abbiamo due preparatori atletici. E c'è Lido. E ci va a preparare. Voglio dire. Stamattina ho detto che tutti i ragazzi, se voi abbiamo la possibilità che venite, tipo Viutti, che è il miglior portiere al mondo, che sta facendo bene, Martina che deve, meno male che sti Viutti in porta, almeno dalle partite che abbiamo visto. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Se mi viene Viutti e Viutti c'ha la squadra per andare via, io prendo Viutti nell'interesse di Viutti e del Martina, gli chiedo al mister che dobbiamo fare, perché invece di Viutti ti sto dando Violino, non c'è problema, perché Viutti costa soldi al Martina Calcio. Mi state seguendo come la storia? Allora, a questo punto ho sistemato il fatto dell'allenatore. Avevo fatto un accordo con Campilongo, però Campilongo non ha capito niente, che non ha capito dove è andato a firmare Campilongo, quelli che dove è andato a firmare non ha capito niente, perché Campilongo pensava che io gli facessi il contratto, no? Campilongo va a Taranto, perché aveva un appuntamento prima di me, va a Taranto ed è andato forte Campilongo, ha detto al Taranto, sai che era col procuratore, ha detto, vedi che si è incontrato con Olivieri e Olivieri gli ha offerto 10.000 euro in più di quanti ne ha chiesti. Questa è la realtà. Lo potete chiedere a Campilongo e a Gianni Prete, perché lui mi ha fatto una richiesta, gli ho detto io te ne do di più se mi salvi Martina. Mi salvi Martina. Ha detto Campilongo a me, che lo rispetto, che lo stima, che siamo compagni, ha detto, e che ci vuole salvare Martino? Sono giocatori che ha già avuto, sta Tizzi, Cagli e Sambolli, ha detto, ah salva, sicura, ma a guerra la fai? Ha detto, perché sta un casino che tu nemmeno te lo immagini. Vince, sa, a guerra la fa, ma salvi Martino? Sì, ce me salvo Martino, io ti do 10.000 euro di chi, ma mi ha salvato Martino. Quindi Campilongo va via e ci devo andare a Taranto, quindi arriva a Taranto e con un contratto forte di Olivieri vado a Taranto, perché vi posso dire anche la cifra che sicuramente ha preso Campilongo a Taranto. Campilongo a Taranto ha firmato minimo per 70-80 mila euro, perché aveva il mio contratto, la spalla mia, che ha detto a quelli, perché se non veniva, se non firmava a Taranto, Campilongo veniva a Martina e io prendevo Campilongo. Pensava Campilongo, questo lo pensava Campilongo, perché noi abbiamo aspettato fino alle 9:30 al freddo, io e Cudo Cristiano e Deia, che aveva l'ossigeno, Minguccia e testimone, ma aspettate che ti arrivava una telefonata di Campilongo, perché dopo gli ho detto, ci arrivava la telefonata di Campilongo, ma già fa Campilongo, ti ho già detto questa parola, Mingu? Sì. E che veniva Campilongo e me ne faceva a me. A questo punto mi vedo un messaggio la mattina alle 9, che me l'aveva mandato all'1:30, non l'ho sentito all'1:30, mi dice un procuratore, sempre, io chiamo e dico, senti che faccio, vado a Martina, perché mi sono visto a Taranto sull'impianto mio, sulla strada di Bari, venivano da Canus, stavano a Canus, stavano a Taranto, e detto, prima che vai a Taranto fermati sull'impianto, ci vediamo là. Mi manda un messaggio e dice, sai Vincenzo,
eccolo qua, avvocato da Pietro. Vincenzo, buongiorno. Dice, abbiamo firmato a Taranto. Io gli ho detto, sono contento. Intanto, dalla sera mi sono creato, dalla sera che stavamo a freddo, giusto Mingù? Mi sono creato degli appuntamenti di altri allenatori. Perché prima di prendere un allenatore, non sappaglia perché è venuto uno di Roma e ti ha fatto un pack. Perché un pack di Roma costa, a spese di un martello, lo staff tecnico, costa 570.000 euro. Questo è il costo staff tecnico. E che scusa, tu ce l'hai fatta a mettere in firma sopra questo contratto? Tu sei l'amministratore. Dice io, quelli di Roma, perché dovevano entrare, non sono entrati, devono entrare, sono così, un casino, madonna, non ce la faccio più, non ce la faccio più, va bene, rilassati, mia signora, stai calmo, non ti preoccupare, mamma mia, lo faccio, mamma. A questo punto, questo è il discorso dell'allenatore, a questo punto ho scelto, faccio la scelta dopo aver fatto colloqui, ho fatto un colloquio con Trillini, come Orazio Mitri, perché Orazio Mitri, questo e quest'altro, ho fatto il colloquio con altri allenatori, alla fine ho scelto Moriro solo per un motivo, perché mi ha detto che ha fiducia, che ha voglia, ha una rabbia addosso di mettersi in gioco, che non avete idea. E quando gli ho detto che ho trovato l'accordo, perché Moriro può andare via domani mattina, se io gli dico che dobbiamo andare via, Moriro domani mattina va via dal Martina Calcio, perché Moriro l'ho fatto l'accordo io, lo pago io, e ho fatto un accordo economico con Moriro di soldi pesanti, ho detto quanto vuoi, voglio X. Io ho detto ti do X più Y quando mi salvo un martello, ti do un assegno, ho detto andiamo dal notaio, ti do un assegno, facciamo una scrittura privata che questi soldi qua tu li prendi a giugno quando ti salvo la squadra. Moriro mi ha risposto, ha detto Vincenzo, io non ho bisogno di assegno da te. Perché ha detto prima di venire qua e altre persone mi hanno detto che con te non c'è bisogno di avere l'assegno, perché i giocatori che l'anno scorso ho chiuso io il contratto a Martina hanno preso tutti i soldi e Vincenzo Olivieri a questi ragazzi che avevano gli ho dato i soldi io, a una persona io l'anno scorso che era stato chiuso un contratto ad una cifra, io gli ho dato 10.000 euro in più a questa persona, si chiama Salvatore Ciullo, che al di là di tutto uno dice Ciullo così, Ciullo colà, Ciullo l'anno scorso ha salvato il Martina Calcio. Ragazzi miei, svegliamoci. Le chiacchiere se le porta via il vento. Noi dobbiamo salvare il Martina sul campo. E io in questo momento chiedo a tutte le persone, la città, le istituzioni, se ci sono delle persone che sono capaci di salvare il Martina, io mi sono fissato che dobbiamo salvare il Martina sul campo. L'altro problema, vediamoceli dopo. Se ci sono le persone, tutte le persone, ieri per telefono, io non ho mai parlato a Tiglio, non lo conosco di persone, lo rispetto, rispetto Tiglio, rispetto Lippolis, rispetto Cervellera, rispetto tutti,
mi chiama, mi squilla il telefono, dice: pronto, signor Olivieri? Sì, sono l'avvocato Tiglio Maroni, di tribunale di Cavia Chiannaga, cosa sono per conto meglio.